Italia da gustare. Un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordelli. Nel nostro salotto milanese con l'ex AD di Parker Hannifin, Isabella Bonati. Un messaggio forte a tutte le donne. La tua storia. Io ho cominciato nel 67, una cosa del genere, e 4 anni dopo, quindi in tempi in cui le donne apparentemente non potevano far niente, ero già manager per diventare amministratore delegato circa 4-5 anni dopo, e mantenendo questa carica fino al mio pensionamento. Chiaramente si può fare, bisogna farlo, smettiamola di dire che le donne non possono o sono condizionate. Sono solo le donne che si condizionano. È solo quando queste non sanno che cosa vogliono e si comportano da idiote che non possono arrivare. Diversamente si arriva, anche in un ambiente così maschilista e così diverso, così strano come il mio, visto che io ho fatto questa carriera in un ambito di produzione tipicamente maschile, di casi componenti per impianti aerospaziali, componenti per macchine movimento terra, componenti di ogni genere, dove un nostro venditore era un ingegnere. Io non ero un ingegnere, ero semplicemente una persona che voleva lavorare e voleva arrivare. Ti è capitato qualche aneddoto particolare con tutti questi ingegneri, questi grandi manager internazionali? Qualche aneddoto? Ma tantissimi aneddoti, talmente tanti, ma poco importanti poi tra di loro. Quello che io raccomando alle donne è di essere loro stesse, di non cedere mai. Mi hai detto un aneddoto del tuo babbo che forse ti ha dato una dirittura di partenza. Ah, beh sì, certamente bisogna avere le idee chiare. Mio babbo mi diceva: da quando ero piccina non c'è niente che un uomo faccia che tu non possa fare. Ma è vero per tutte noi. Non era una pensata geniale del mio papà, era la normalità, la verità. Le donne hanno fatto dei passi avanti, ma leggiamo quotidianamente che invece stiamo andando indietro. Che messaggio vuoi lanciare? Se facciamo dei passi indietro è solo colpa nostra. Sono le donne che devono sapersi imporre, non devono aspettarsi gli aiuti dall'esterno, che cominciano a muoversi da sole, con la testa, con la volontà e con l'intelligenza. Queste grandi scuole blasonate, queste università, secondo te lanciano questo messaggio alle donne? Questo non lo so, perché io non le ho frequentate, quindi, e non le frequento, per cui non lo so. Ma non penso che sia un fatto di università. Penso che sia un fatto che dovrebbe essere in testa ad ognuna di noi. Da Milano con Isabella Bonati, alla prossima rubrica.